Sì, bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video, come al solito. Io sono Gabri. Io Birillo. Appena tornati da Vape Italy, oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, esponicelo. Allora, lanciato da Santone, il micidiale. L'ha preso al volo Gabri, in mezzo alla folla della gente che si stava ammazzando per prendere questo liquidozzo lanciato da Santone. Lui ce l'abbiamo fatta. Eccolo qui. Allora, il liquido è 20 ml di aroma. Ci va aggiunta la basetta di 30 ml e 10 di nicotina, chi la vuole. Noi a zero, sì, l'abbiamo fatto, e ci abbiamo aggiunto un'altra basettina da 10 neutra. Sì. Ora andiamo a fare la prova di svapo di questo liquido. Gabri sul lintio e io in cima a 14 mm Tini RDA della Demon Killer, un dripperino piccolissimo fatto tipo il Wasp Nano. Uno spettacolo da flower. Ora vado a drippare questo liquido. All'interno dovrebbe avere cocco, biscotto e cioccolato. Ora andiamo a fare il profumo del cocco. Quando apri la boccetta si sente subito. Buono. È liquido che va scaldato poco, non deve superare gli 80 watt. E cocco si sente benissimo. Cocco si sente benissimo. Fa anche una marea di fumo, sì, di vapore. Si sente subito il cocco. E poi il biscotto cremoso cioccolatoso, sì, al biscotto. Tanta roba. Ti piace Gabri? Sì. Voto ci dà. Io ci do un 9. Ci do anch'io un 9. All day. Non smaga. Non smaga, non è forte, zuccheroso, no, che lo senti su. Però appaga il palato, molto buono. Molto buono, molto. È come quando vai al mare che senti il profumo di quelle ragazze che si spannano all'olio, sì, al cocco, e ti arriva sotto al naso questo profumino di cocco. Allora, dalla taverna dello svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Instagram e su Facebook. Veniteci a trovare, vi aspettiamo. Ciao!